Música Buonasera, buonasera, a tutti, bentornati a Terzo Tempo, la trasmissione sportiva settimanale di Idea Web TV, l'originale, la più imitata, Danilo Lusso, ciao, bentornato. Ciao, ciao Edward, buona Presentato subito, senza fronzoli oggi. Senza, senza aggettivi, senza fronzoli, <ride> mi, mi hai spiazzato, mi ero ben abituato. Agli aggettivi ciao, solo durante il nostro podcast del martedì. È vero, è, hai ragione, hai ragione. Sì, sennò mi tengo mi buoni per il martedì. Al altrimenti mi vizi troppo. Comunque buon lunedì a te, buon lunedì sera a tutti voi, cari amici sportivi, cari lettori, cari affezionati, cari, insomma, follower di quello che è questo eh, contenuto, questo nostro prodotto editoriale, che è Terzo Tempo l'originale, che oggi batte la centotresima puntata, la quinta stagionale, questa sera parliamo di pallavolo femminile. Di finalmente Danilo, eh, finalmente possiamo parlare finalmente di pallavolo che è partita, che è partita ieri, che è partita in questo fine settimana, ne abbiamo dato conto. E poi nella seconda parte parleremo di calcio, parleremo di promozione, girone C. Ma adesso andiamo con ordine. E Puntata numero 103, caro Danilo, la quinta stagionale. Eh. Eh, ricordiamo a tutti quelli che ci stanno seguendo perché stanno già arrivando commenti, e il primo eh, Danilo è quasi una è uno, condanna: è di uno che, nostro, non commenta, che non commenta mai del nostro Alex Rossi che dice buon calcio a tutti. però adesso parliamo di pallavolo. Caro Alex, comunque, ciao e bentornato come sempre. Eh, parliamo di, di pallavolo e di serie 1 perché è iniziata la pallavolo. A livello nazionale Danilo e ci sono tante cunesi che finalmente sono tornate in campo a livello nazionale e a livello regionale. Sicuramente Danilo la partita clou di questo fine settimana era quella che vedeva impegnata la Onda Olivero San Bernardo Cuneo, questa dicitura che adesso dobbiamo cominciare a ricordarci, eh, perché è nuova. Nel derbissimo contro il Pinerolo della prima giornata del campionato di serie A 1 femminile. Cuneo ha vinto 3-2 dopo una partita già. Pazzesca, rocambolesca, quindi si è iniziato subito con il botto. Noi ne parliamo con due ospiti che ci hanno fatto il piacere di essere qui con noi: cioè il vice allenatore Emanuele. Aime, ciao Emanuele. Ciao a tutti. Ciao ciao. E con la schiacciatrice Lena Stigrot. Ciao Lena, e grazie. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao Lena, ciao. Allora, grazie a voi, grazie a Cuno Grandavolle per averci concesso naturalmente i nostri, i nostri ospiti di, eh, di questa sera, è un, comunque un'occasione felice perché Cuno ha debuttato con una vittoria, una vittoria su un campo difficile come quello di, di Pinerolo, al debutto con tutte le incognite del caso, una squadra quasi totalmente rinnovata, quindi insomma, la prima è sempre complicatissima. Danilo, partiamo da chi? Andiamo in ordine di presentazione come tu hai piacere o svoltiamo stavolta? Sì, no, no, andiamo con ordine così, Lena la, la teniamo in caldo per dopo, ovviamente ti, stress, <ride> ti, ti stresseremo, quindi preparati, <ride> logicamente <ride> no. Partiamo da, da Emanuele, così anche con un occhio tecnico-tattico, Edward. Soprattutto, ovviamente, penso che la domanda è unanime, che possiamo fargli sia io che te insieme. E ovviamente, un commento un po' a caldo, ma già anche un po' a freddo, di quello che è stato questo derby, di questa vittoria, e soprattutto dell'aver cominciato con un successo in rimonta, dando comunque un segno forte di quello che è il carattere di questa squadra. Subito pronti via. Sicuramente il commento a caldo è a caldo, perché anche là dentro faceva un caldo. Disarmante, veramente eh sì, eh sì. una roba tra il pubblico e la temperatura. È veramente un caldo pazzesco. Sicuro, come hai detto tu, la volontà di vincere l'abbiamo espressa tutta perché siamo andati avanti, siamo stati sotto, siamo rimasti aggrappati al match. Siamo riandati avanti, siamo rimasti di nuovo aggrappati al match. E poi l'abbiamo portata a casa proprio al foto finish, foto finish. Quello che secondo me ci ha aiutato è la voglia di vincere la partita. Tutto quello che abbiamo fatto di lavoro in settimana, nello spingere per nelle settimane anche precedenti, nello spingere per arrivare pronti a vincere la prima partita e iniziare il nostro cammino di crescita in avanti. Un po' più freddo dico che quando abbiamo tenuto la palla in mano abbiamo potuto comandare il palino del gioco. L'abbiamo comandato alla grande perché siamo andati proprio forte. In difesa abbiamo fatto un buon lavoro. Forse siamo andati un po' in difficoltà quando Pinerolo ha iniziato con i loro battitori a buttare grossa pressione un po' sulla nostra fase di ricezione. Ma anche Darina siamo venuti fuori alla grande, siamo rimasti attaccati al match e alla fine l'abbiamo portato a casa godendo anche un po' alla fine. È stata una bella liberazione l'ultimo punto per tutti quanti. Assolutamente eh sì, Emanuele. Adesso stavamo mostrando un po' il recap, adesso poi manderemo in onda anche qualche, qualche immagine. È sicuramente, una partita molto complicata: nel senso che è stata una partita totalmente imprevedibile. In cui siete andati avanti, poi avete subito il ritorno di Pinerolo, avete anche sprecato dei vantaggi importanti. Quindi potevano essere anche tre punti. Penso, Emanuele, che però siano tutti i fattori che ci possono stare in una prima di campionato in trasferta con una squadra nuova. No? Però sicuramente è stata una parità al, al cardiopalmo sotto questo punto di vista, eh, c'è stato da soffrire. Sicuramente eh, la nota positiva è averla portata a casa perché fa capire che siamo una squadra che può soffrire, pronta a soffrire, ma che non lascia mai nulla di tentato per. Eh, per arrivare a vincere ovviamente abbiamo dei meccanismi che dobbiamo ancora mettere a punto, gliare, trovare le giuste quadrature, ma l'esempio lampante è averla portata a casa, fa capire che questa squadra ha voglia di rottare, soffrire e conquistarsi tutto punto su punto senza aver paura degli altri avversari, che questa è anche un'altra cosa importante per la nostra squadra. Sapere che noi stiamo iniziando a costruire uno stile, uno stile di gioco. E con questo stile di gioco possiamo andare a dar fastidio a tutte le squadre del campionato. Danilo, prima di lasciarti la parola, ricordiamo tutti quelli che vogliono... Commentare a tutti quelli che vogliono lasciare anche una domanda per i nostri ospiti, sia sul canale Facebook che sul canale YouTube, dove andiamo in onda in questo momento. Naturalmente, noi saremmo molto contenti di mostrarli in onda e poi fare le domande eventualmente ai nostri sì, ospiti. Poi, Danilo, tra l'altro, se lasciate il like, se mi iscrivete, se attivate la campanella, quello, se però, non dividete, no, non ci fa schifo. Eh, quindi, comunque, no, no, ovviamente no, insieme, no. insieme ai commenti. Lena, eh, il copione di questa prima parte di, di quesiti nostri, ovviamente, è legata alla partita di ieri. Quindi anche a te voglio chiedere, chiediamo, parlo anche al plurale, ovviamente, per quel che riguarda Edward, un tuo pensiero su questo successo, eh, sul fatto di aver incominciato con il piede giusto, perché comunque insomma iniziare con una vittoria fa sempre bene, e al morale, ma soprattutto anche per il lavoro che si è fatto fin qui. Sì, allora sono molto d'accordo con quello che lui ha detto. Eh, poi inizio il campionato è stato un po' un rondaggio delle dinamiche, quindi abbiamo anche avuto del tempo per trovarsi un po'. Eh, poi, come abbiamo già detto, alti e bassi, eh, anche secondo me abbiamo eh, sofferto un po' troppo in ricezione, eh, però anche il servizio di, eh, di Pianoro è stato molto efficace, eh, meno male che abbiamo. Siamo riuscite, siamo state brave a recuperare tanti punti grazie al nostro livello di muro difesa. Eh, secondo me la, la chiave per vincere era quella di, di, di che noi non abbiamo mai volato di giocare. Ecco, questa è la mentalità che mi è piaciuta veramente. Eh, anche per tante giocatrici era un esordio in a uno non mi sbaglio, per Alice, per Sere, per, per uh, chi è Alice, quindi Beh. loro hanno già giocato molto bene, eh, sono molto curiosa eh, come noi cresciamo adesso, eh, come il nostro progresso per le uh, prossime partite. Eh, Elena, ti no. chiedo una cosa, tu naturalmente hai... Insomma, sottolineato poi quella che è stato il carattere e la voglia di vincere della squadra. Invece, a livello di difficoltà che avete incontrato contro questa Pinerolo, soprattutto eh, nei sette poi persi, quali, quali sono state? Perché è stata comunque una partita discontinua mm. da ambo le parti, come è normale che sia, anche in una prima di campionato, su cosa avete un pochettino sofferto ieri? Eh, come ci ho detto, abbiamo sofferto un po' una ricezione, uh, abbiamo. Um, ho avuto un po' di difficoltà per tenere la palla staccata dalla rete per giocare e poi, anche ovviamente, è stata un po' più difficile di mettere la palla uh, in campo. Loro hanno fatto un bel lavoro al, al muro difesa, quindi, direi un po' attacco e ricezione erano un po' i punti deboli ieri. però ho già visto che possiamo farlo molto meglio. Quindi, sono molto che andiamo avanti e cresciamo anche eh, in queste due cose sicuramente. Danilo, intanto sono arrivati i primi commenti da buon Mario Barinelli che salutiamo, qui un commento un po' più lungo. Vittoria che spero di morale anche se il quarto set stavamo per perderlo clamorosamente, regalate il punto Pinerolo, ma per fortuna siete state brave a reagire. Due punti da tenere strettissimi su un campo difficile. Eh, sì, Emanuele. Poi, eh, poi lascio la parola a Danilo. Ecco, sicuramente avete rischiato tanto, no? perché avuto, avete sì. avuto comunque dei set in cui siete stati avanti e poi avete rischiato. Però, insomma, ci sta. Meno male parola, che no? c'è quel set davanti, anche se. No. <ride> Invece tanto, tanto se esatto. <ride> Dai, Senti Emanuele, eh, questa, questa partita di ieri è arrivata ovviamente dopo un lungo percorso di, di pre-season, di preparazione, di allenamenti, di fatica. Eh, quindi, ieri era di, di fatto l'opening per quel che riguarda la stagione. Ecco, se dobbiamo fare così un salto temporale eh, nelle scorse settimane, com'è stato l'avvicinamento al debutto di ieri, so, dal punto di vista ovviamente tattico e di lavoro? Ovviamente, tu che poi sei a stretto contatto con Massimo Bellano, che è il coach. Ma allora, è stata in realtà nostra, il nostro pre-season pre è iniziato già. A... A Giugno, perché già a giugno eravamo in palestra con Ma era quant'anno che mi avevo diment dimenticato alcune delle ragazze. <ride> alcune delle ragazze con le non impegnate con le nazionali. Eravamo già in palestra a giugno, poi abbiamo iniziato dal, dal 7 di agosto. Io sono arrivato un po' dopo anche perché anch'io avevo altri impegni. E quello che si può dire e quello che mi ha stupito in tutto il nostro lavoro. Fino ad adesso è la voglia che ha ogni ragazza in palestra di migliorare sempre, di metterci qualcosa in più tutti gli allenamenti, nello spingere anche con le compagne, anche le proprie compagne, sempre un passettino sopra, un passettino sopra, un passettino sopra. Danno una grossa mano anche a noi allenatori a stare sul pezzo, questo è l'elemento che più mi ha colpito di questo pre di tutto il gruppo squadra. Ovviamente, poi ci siamo concentrati nella prima parte più su, su elementi tecnici. e Più ci avvicinavamo alle partite, più abbiamo iniziato a mettere i primi concetti di pallavolo tattica. Abbiamo fatto le nostre buone 6-7 amichevoli ed è arrivato il momento poi di iniziare il campionato. Sicuramente, è, ripeto, quello che mi ha colpito è la voglia di tutto: di migliorare, di fare qualcosa in più per, per arrivare avanti. Io torno ancora sulla partita proprio per un'ultima domanda di entrambi sulla partita di, di Pinerolo una di Emanuele eh, perché mh, comunque in questa partita ecco gli innesti dalla panchina hanno avuto un ruolo importante Lena, Alice, Tanase che ha fatto veramente molto bene questo è un ottimo segnale no Emanuele perché avere già quelli che sono insomma sono Pedine che vengono chiamate in corsa già pronte e già decisive è importante. Alena chiedo collegandomi a questo: come è stata la tua prima a Cuneo? Tu sei arrivata recentemente, quindi hai avuto anche ancora poco tempo no, per eh, oliare tutti i meccanismi con la squadra. Come è stata la, la, la tua prima eh, con, con Cuneo? Come ti sei trovata eccetera, eccetera. Emanuele, inizio da te. Sicuramente l'ampiezza di questo gruppo non, non, lo, non la scopriamo oggi, ci dà la possibilità di cambiare tante volte le carte in tavola eh, a partita in corso e deve diventare uno dei nostri punti di forza. Cioè tutte nelle, ci si, si lavora nello stesso modo per poter essere intercambiabili e pronte quando chi è in campo sta andando in difficoltà. Ieri è stato l'esempio lampante perché chiunque sia entrato è entrato dando qualcosa in più che serviva in quel momento per, per aiutare la squadra. E difatti, questi sono grossi complimenti che vanno a tutte le ragazze. E devono essere brave anche loro a metterci in difficoltà tutte le volte, poi nell'andare a scegliere. Lena, invece, che ci dici sul tuo debutto bianco-rosso? Allora, I think, secondo me è molto bello di avere una squadra eh, con tante giocatrici forti, così um, possiamo sempre dare un contributo, tutti. Questo è sicuramente un punto di forza. Eh, e per me, sapendo che il mio estate è stato molto, molto lungo e impegnativo, sono sì. arrivata tipo 11-12 giorni fa. Eh. Eh, sì, ho bisogno di un po' di pazienza per uh, giocare come so, giocare anche in questa squadra. Um, sì, però sono molto uh, fiduciosa che arriverà e eh, che giocherà eh, in un paio di giorni già molto meglio. E eh, così era tutto a posto come è andata ieri. Abbiamo vinto, questa è la, la cosa più importante. E sono contenta che ho dato un piccolo contributo anche anch io. Danilo. Io eh, riparto da Lena e ti chiedo sulla base di quella che è la tua esperienza pallavolistica, no? quindi anche le tappe che hai fatto in Italia e poi anche ovviamente l'esperienza che hai internazionale. Secondo te cosa ti senti che puoi portare in, in questo collettivo, in questo gruppo? Secondo me è un po' di esperienza e tranquillità. Di solito sono una giocatrice tranquilla che può anche aiutare la giocatrice eh, davanti e dietro di me, eh, vicino di me. Quindi, questa cosa voglio fare anche perché abbiamo tante giocatrici giovani eh, dare una mano è sempre una bella cosa, secondo me. Eh, poi, ho sentito subito anche questa voglia di lavorare quando sono arrivata qua sì. e questa è una cosa che a me piace tantissimo perché, secondo me, fa parte di essere professionista quindi voglio dare anche un esempio per le altre giocatrici di avere sempre questa fame di diventare sempre meglio lena mi allaccio al fatto che tu hai appena detto ho visto grande voglia di, di lavorare questa è una domanda che ho fatto anche a noemi signorile che naturalmente è qui da, da quattro stagioni in, in sede di prepartita tu che aria stai respirando qui a Cuneo? Perché si arriva da una stagione un pochettino sottotono, travagliata, con tante problematiche. E tu, adesso che adesso sono già due settimane, poi magari parleremo anche di, de, 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 insomma, della, della città di Cuneo, che adesso ho avuto modo di conoscere un po' meglio. Però che aria sportiva e pallavolistica stai respirando a Cuneo in questi giorni? Perché sicuramente c'è voglia di fare molto meglio rispetto all'anno scorso allora io respiro un'aria molto fresca come in montagna anche <ride> no, se ci sono ancora a anche... 30 gradi però sì <ride> esatto questo è vero no secondo me sì, si respira proprio questa area di uh, voglia di fare bene e si sente anche con mh, lo staff sono molto disponibile e anche uh, come lavoriamo mi piace tantissimo eh, sia in palazzetto sia in palestra quindi No, ho, le mie prime impressioni sono davvero molto bene, eh, anche adesso la città eh, ho già scoperto un pochino, eh, conosco un po' le strade, do, dove sono i supermercati, tutto questo, quindi, Eh sì, no. perché noi ti avevamo anche... intervistato proprio nel giorno della presentazione, però eri appena arrivata, eri sì. arrivata il giorno prima, adesso sì. hai avuto due settimane un po' per ambientarti anche in città. Sì, sì, esatto. Anche oggi ho quasi finito di arrendare la casa, quindi adesso ci, ci sono. Adesso sei cunese a tutti gli effetti, ti sei sta stabilizzata. Danilo, ti ripasso la palla. Eh, Emanuele, eh, parliamo un attimo del lato, del lato tecnico, quindi insomma, tu che. Eh, rappresenti anche questa sera, diciamo così il coach, coach Bellano, eh, secondo te, quale può essere eh, lo step? Quale può essere il gradino di crescita di questa squadra? Che, come diceva giustamente Edward prima vuole fare un, uno scatto in più rispetto alla passata stagione, e soprattutto anche con quelli che sono i nuovi innesti, quello che è stato il, il, me il meccanismo nuovo di Rosa, di roster. Eh, quale mm. può essere, secondo te, diciamo così. Quello che vedremo nelle prossime settimane, nelle prossime partite. Lo step, lo step deve essere prendere consapevolezza dei propri mezzi. Più si conosce, più ci si conosce come gruppo, più ci si conosce anche a livello tecnico e prendere solo consapevolezza dei propri mezzi. Quando inizieremo a prendere la totale consapevolezza... Di quello che possiamo fare di quanto siamo bravi e forti, ci divertiremo tutti quanti insieme di questo sono sicuro. So che è sicuro anche Massimo. Eh, mi, mi viene da pensare eh, eh, che questa, vedendo questa squadra, vedendo i nomi possiamo. Se non è che vogliamo fare proclami. Cioè non, non voglio buttare nessuna. No, no, non voglio buttare nessuna uscita. Resto, così. Danilo, no, no, così che no, che no, 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 nel senso. La, la forza di questa squadra, cioè magari anche dagli addetti ai lavori, un po' sottovalutata no? in queste settimane estive. Ma secondo me, invece, questa Cuneo qua, come dicevi te, crescendo e prendendo consapevolezza i propri mezzi, non è che possiamo dire che potrà ritagliarsi un suo spazio? Questo? Sicuramente non, non vogliamo darci obiettivi. Il nostro obiettivo è quello di lavorare giorno per giorno, settimana per settimana e poi quando arriverà il momento caldo della stagione, vedere dove siamo arrivati, lavorando a testa bassa, cercando di vincere più partite possibili e divertendoci anche, perché nel momento in cui ci divertiamo, come abbiamo anche dimostrato ieri sera, sappiamo far male, possiamo far male a qualsiasi squadra. No, Edoardo era preoccupato, pensava che magari ti chiedessi di pronunciare la <ride> parola <a> scudetto. Eh. <ride> no, per di, no, per dirti, cioè, eh, ho, ho, ho pesato la mia domanda. Nel frattempo che tu stavi ridendo di quel che io sono stato molto prudente, ho visto che è arrivato un sì, commento. è arrivato un commento chilometrico che tra l'altro non ho ancora finito di leggere, ma lo leggiamo in diretta. Intanto aspetta che escludo le mani. Infatti, marge, infatti io ho detto commentino. Copriamo per tu tutti. Parlo. Allora, Serena Garelli, benvenuta a Cuneo Lena, mi aggiungo per dire che ieri è stato emozionante poter girare nel momento del punto della vittoria, come avete detto è stata una stagione passata non semplice per voi. voli e aver visto la capacità di non mollare dopo il terzo set perso è stato a mio avviso un grande segnale. Dopo questo editoriale di Serena Garelli talto consigliere comunale a Cuneo, che ringraziamo eh, sì, effettivamente eh, Emanuele mi, mi aggancio, così, giusto per tornare al commento di Serena e alla partita il non aver mollato è stato importante perché a un certo punto siete andati un po' in difficoltà. Quindi a Pinerolo in trasferta in un palazzetto caldo, non solo climaticamente, c'era il rischio poi di prendere, diciamo, l'imbarcata, no? di prendere l'1-3. Diciamo. Questo può, può capitare. Noi sicuramente siamo stati bravissimi a rimanere attaccati al match proprio come voglia di rimanerci. Attaccati, perché poi siamo partiti il quarto set di nuovo aggredendo Pinerolo. Eravamo avanti di tanto, abbiamo avuto quel piccolo handicap da Cardio Palma negli ultimi punti del set, ma alla fine siamo riusciti a, a portarla a casa. E sicuramente sì, diciamo volta... che quarto e quinto set c'è stato un po' di braccino corto. Eh. Eh, e fa parte è del discorso visto. di prima di prendere consapevolezza <ride> dei propri mezzi. Questa cosa qua. Eh, eh sì, tra l'altro abbiamo... io, eh, che poi sono cose che tra l'altro capitano, perché io mi ricordo, adesso non mi ricordo quale partita era, ma un 19-24 storico di Cuneo che stava perdendo 19-24, poi tra l'altro giocava proprio Adelina Ngureanu, che adesso è Pinerolo, con una serie di servizi aveva ribaltato il punteggio adesso due o tre anni fa, quindi sì. eh, bisogna chiuderla il prima possibile, perché le partite, anche se magari ci sono 5-6 punti di svantaggio, insomma, sono sempre aperte, eh, se si molla. Bene, al palovolo femminile è tutto è possibile. E Emanuele, dopo il commento di, di Serena, che ringraziamo ancora, eh, io invece ti vo volevo fare una domanda eh, su di te, perché ne abbiamo parlato anche un po' fuori onda, perché abbiamo fatto un anche un po' di ordine sulle date. Eh, tu hai lasciato Cuneo nel 2016 dopo un'esperienza nello staff della B2 di Monica Cresta, in questo caso Cuneo maschile. Era una cuneo, tra l'altro, insomma, che si stava ricostruendo no? dopo la, la chiusura di Piemonte Volley, hai fatto tutta una serie di, di, di esperienze, sì. anche a livello di, sì. a livello di nazionali in giro. Quindi ecco tu che cuneo hai ritrovato dopo questi anni, e poi, eh, soprattutto, anche a livello personale, questi anni e queste esperienze a livello di nazionali cosa di nazionali e di club. Cosa ti hanno comunque portato? Perché sicuramente immagino che a livello, di, a livello tecnico, a livello umano, sarai comunque una persona diversa, come tutti dopo sette anni, no? S sì, quando sono, quando sono partito ero un ragazzino quasi giovane, alle prime armi, prime esperienze. La cuneo che ho ritrovato è una cuneo sicuramente diversa perché sono passati. Eh. Sono passati anni, io avevo fatto anche due anni con Piemonte volley quindi è sicuramente una cuneo diversa. però respirando un po' l'aria, ormai sono arrivato qui da un mesetto circa. Respirando un po' l'aria mi sembra che sia una cuneo che si sta mettendo in moto per eh, riemergere. Ecco. Si anche inventando... perché forse adesso in quella stagione lì anche la cuneo femminile faceva, se mi ricordo bene, la B1. Con Cocebana, quindi veramente sembra che sia passato, siamo passati vent'anni, invece sono, non è passato poi così tanto tempo. Eh. Sì, è, è proprio l'aria che si respira, mi sembra che sia, non è ripartenza, perché la ripartenza è stata del movimento certo, sia certo. maschile che femminile, però pronto a esplodere, non esplodere nel senso boom, ma esplodere mm. verso l'alto. A nuovi e, traguardi e, e invece le tue le tue esperienze cosa ti hanno dato in questi anni ah, le mie esperienze mi hanno dato secondo me grande grande capacità di ragionare molto ok di arrivare di una volta ero uno molto impulsivo eh, anche un po' imbizzarrito adesso sono molto più riflessivo su quello che c'è da fare da dire da vedere eh, mi hanno sicuramente Cresciuto a livello a livello tecnico, perché comunque più vai in giro, più vedi cose nuove. Più parli con allenatori che, che hanno fatto anche i risultati importanti. Ho lavorato un'estate con il coach della nazionale di Lena, e tanti altri coach che mi hanno insegnato tante tante cose a livello tecnico, tattico, ma anche a livello umano. Ogni tanto mi sembra che da fuori la la figura del coach si è vista un po' come un automa che non prova emozioni quasi mai, deve occuparsi solo di tecnica tattica, invece, il lavoro che c'è dietro nel gestire tutto il gruppo, tutto a livello umano. È... Ho capito che è molto importante anche questo aspetto qua. Visto che diciamo, stiamo parlando un po' delle tue esperienze, e la Stork, che giocatrice, è che ieri insomma, vi ha fatto penare non poco, visto che tu la conosci, essendo nazionale Beh. svizzera. Maia è un opposto forte, si toglierà delle soddisfazioni sicuramente in campionato. Lei e Laura Kunzler sono l'anima della nazionale svizzera e sono sicuro che in Italia farà bene quest'anno. Ieri già ci ha dato delle belle randellate e continuerà a randellare anche gli altri, sono sicuro. Danilo? Ripassiamo a Elena e Edward. Sì, sì, se come vuoi. Tra l'altro, salutiamo già uno dei nostri prossimi ospiti nel secondo blocco in cui parleremo di calcio e di promozione, cioè Marco Mancuso, lo vedo nel backstage e ripronteci e, e ci saluta. Aspettiamo anche Mister Pisano. no beh, Danilo, yes, che non lo yes. vedo ancora. E quindi bravo Marco che si sta già sciroppando dietro le quinte un po' di pallavolo. Giustamente non c'è solo il calcio, eh, caro pallonaro Marco, però no. Ma siete tutti sportivi, diciamo così, multitasking. Lena, senti, eh, volgiamo lo sguardo non solo a quello che è il prossimo turno, però secondo te adesso come vedi i prossimi impegni vostri? Cioè con che mentalità si prepareranno? Con la stessa che abbiamo affrontato questo questa prima partita, con eh, metterci in campo, eh, sono, sono molto fiduciosa che possiamo lottare eh, contro chiunque. Quindi adesso sarà sabato con Eliano, è eh, una sfida enorme contro giocatrici eh, che sono stelle nel mondo di pallavolo, però anche questo eh, ci fa crescere. Individualmente, però anche come squadra, quindi adesso torniamo in palestra, in palazzetto e lavoriamo sicuramente su queste cose che abbiamo visto che non sono, sono state bravissime. E poi lavoriamo. Eh, siamo sicuramente molto preparata per la prossima partita. Eh, Emma e lo staffano. Uh, il compito di, di preparare 14 giocatrici perché la, la prima partita hanno giocato con, uh, senza aver bisogno di aiuto di tante giocatrici che hanno giocato come titolare l'anno scorso quindi vediamo chi scenderà in campo sabato tutti noi Elena prima di approfondire ancora il discorso con Eliano, faccio una piccola parentesi perché mi riallaccio a quello che ha detto Emanuele Prima, mi confermi che non è imbizzarrito, cioè che adesso è diventato una persona calma in queste due settimane, che, che l'hai avuto come vice allenatore, effettivamente è diventato una persona calma, modo, posata, non, non scatta più di rabbia? Eh sì, direi di sì, sì per me lui sì. mi fa questo <ride> impressione. Emanuele, ho dovuto chiedere una conferma perché no. l'hai tirato fuori tu. Lena ha le il, il lato buono di Emanuele. E, il lato umano. E ah, okay. vediamo il lato buio. <ride> <ride> no, speriamo di no. <ride> speriamo di no. Eh, Lena, ti chiedo una cosa su Conegliano: al di là del fatto che questa è una partita chiaramente che si prepara da sola per la forza dell'avversario io ti chiedo invece una cosa sul fatto che comunque giocherete in casa la prima casalinga in un palazzetto che ci aspettiamo comunque pieno perché contro Conegliano insomma c'è sempre un grande pubblico hai avuto già modo comunque di assaggiare il tifo dei supportes biancorossi dei, dei cresichezze che a Pinerolo comunque c'erano si sono fatti sentire un valore aggiunto no penso per questa cuneo perché questa è una tifoseria che nel corso degli anni si è consolidata sempre di più e diventa sempre più un fattore, soprattutto quando giocate in casa. Sì, sì. sono molto, molto eh, calorosi, appassionati e anche rumorosi. Eh, ah, sono sì. sempre anche in palazzetto quando ci alleniamo e anche ieri sera a Pinarolo hanno fatto tanto rumore e questa cosa aiuta tanto. Eh. Mi fa tanto piacere di avere tifosi così. Non c'è niente per chiedere di più. È veramente molto bello. Sì, speriamo che ci sia una grande atmosfera no, sabato a Palazzetto, perché comunque diciamo che ecco, il debutto vincente sotto questo punto di vista vi ha dato un po' anche, dato la carica a voi, ma ha dato la carica anche all'ambiente, perché si arriva con una certa serenità no, a questa, questa partita. Sì, sì, assolutamente sì. Emanuele, invece, a livello proprio adesso. Qui dobbiamo andare proprio sul lato tecnico della partita più che emozionale. L'ho detto prima: una partita che si diciamo prepara da sola, ma neanche tanto, perché poi è giusto prepararla bene. Che gara ti aspetti, e, e come Cuno proverà a giocarsela contro una corazzata? Mi aspetto, è, di, mi aspetto, è difficile aspettarsi qualcosa da una squadra <ride> che ha avuto tutte le giocatrici una settimana fa più O meno sicuramente hanno loro il precampionato. Hanno fatto alcuni amichevoli che abbiamo guardato. Stiamo studiando eh, i, loro, i loro punti di forza. Li conosce chiunque. Non, deve, non stiamo qui a parlarne eh, più di tanto. Noi dovremmo fare una partita molto simile a, a quella di ieri, sapendo che magari in certi momenti potremmo andare in difficoltà, ma dobbiamo rimanere attaccati al match, se mettiamo il dubbio che siamo bravi a restare nel match ci togliamo anche qualche soddisfazione ti faccio una domanda stupidissima è meglio beccare Conegliano in questo momento della stagione o peggio? non c'è grossa differenza nel beccarlo in questo momento della stagione oh. tanto loro sono, vivono in un carne, giocano ogni tre giorni quindi è uguale beccarli adesso o beccarli a gennaio, non cambia Sempre la tua partita la devi fare in ogni caso. Danilo, non so se, visto che abbiamo superato i 34 minuti, quindi siamo tanto, siamo stati puntuali oggi, Danilo, incredibilmente. Puntuale, puntuale. E non so se ancora un'ultima domanda per uno dei, due, dei nostri due ospiti, se no, li salutiamo, li ringraziamo e passiamo al secondo blocco. No, io... No, io direi di non abusare oltre della loro pazienza, anche perché abbiamo i prossimi due ospiti, così con 35 minuti li congediamo e siamo più che a posto. Allora ringraziamo sia Emanuele Aime che Elena Stigrot per essere stati qui con noi. Ringraziamo ancora Cuno Grandavolley. Naturalmente ricordiamo l'appuntamento per sabato alle 18.30, quindi anticipo, ricordatevelo bene, al Palazzetto dello Sport. Cuno Conegliano, ovviamente noi seguiremo la, la partita, ci saranno poi tutti gli approfondimenti eh, live e nel post gara. Grazie ancora veramente per essere stati qui con noi. In bocca al lupo. Grazie, grazie a voi, grazie Elena, Bye. grazie Emanuele. Un abbraccio. Grazie. grazie a voi. Ciao, buonanotte. Grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Allora, Danilo, approfitterei. Finalmente, abbiamo, finalmente abbiamo iniziato con la pallavolo. Aspettavamo che, naturalmente, la stagione partisse. La stagione è partita tra l'altro. Danilo Cuneo, LPM, Bam Mondovi, l'Alba Volley, VPC Savigliano, le squadre di Serie C quindi. Partita, eh, partita la stagione di volo e noi siamo ben contenti perché ci sono tante squadre cunesi protagoniste. Trovate poi tutti i contenuti sotto questo punto di vista sul, sul nostro giornale, contenuti del weekend, eccetera, eccetera. Danilo, alza il ditino perché alzo il ditino perché voglio approfittare del giro di boa della puntata approfitto. per essere veloce e dirvi due o tre cosette, non le cose tecnico-tattiche nostre per seguirci, perché bene o male ve l'abbiamo detto, non il... ve le ricorderemo ancora in fondo alla puntata. Tra l'altro è, in... è arrivato anche nel backstage mister Giuseppe Pisano, oggi eh, denominato perché... Pep, non a caso perché oggi c'è stato Pep Guardiola Cuneo e lui giustamente che è una persona modesta si sì, eh, lo, lo vedete lo vedrete poi nel sottopancia. È arrivato eh, è, è arrivato nel backstage, eh, sì, perché io eh, sono andato per sicurezza a scrivergli <ride> su WhatsApp a chiedergli allora, no, volevo ricordare, giustamente, sì. eh, approfittando del suo nickname, hai detto di Pep Guardiola, questa mattina è stato grande ospite. Alasporti sarò che Cuneo grazie a fondazione eh, CRC soprattutto parlando di talenti, tu sei stato presente, caro Edward. Trovate Buongiorno. tutti i nostri contenuti, foto, video e testuali nel nostro giornale sportivo. Quindi andate a curiosare su quello e su quanto ha detto eh, Mister Guardiola in quel del capoluogo cuneese. Quindi, questo è un grande appuntamento, la seconda notizia. Eh, tu dai un assaggio. La seconda notizia di oggi, che forse è passata un po' sotto silenzio, ma eh, questa mattina mm. a Torino è stato presentato il Giro d'Italia 2024 eh sì. con una grande partenza piemontese, con una grande partenza torinese, ma soprattutto con il fatto che eh, la penultima tappa in Piemonte dei primi 3-4 giorni, quella di lunedì eh, 6 maggio, adesso se vado a memoria, sarà la Novara Fossano, quindi il Giro d'Italia che arriverà eh, nella città fossanese, toccando anche Alba, toccando Cherasco nella parte eh, conclusiva il 6 maggio prossimo, quindi una prima parte del Giro d'Italia ampiamente... Eh, piemontese, ampiamente sabauda, quindi con questo grande assaggio che sarà poi un grande abbraccio della provincia di Cuneo in quel di Fossano il 6 maggio prossimo. Che noi ovviamente ci organizzeremo, ma ovviamente noi saremo presenti per questo grande appuntamento. L'altro appuntamento che vi voglio ricordare è quello di domani sera, perché domani sera. Eh Danilo però tu è... mi fai faticare con la regia No, qui, no, no, ma eh, tu non devi andare, devi andare a prendere. Fai fai tu, tu non devi andare a prendere. Io dico. <ride> Domani io sera bene, io e Edward saremo presenti, non solo come giornalisti, ma anche come media partner. Noi come Idea Web TV Idea, perché ci sarà la cena dei 100 granata, che è sold out a Tarantasca, cena di beneficenza per il Torino FD, Torino for Disable. Con due grandi ospiti, il capitano del toro Alessandro. Buongiorno, ma anche con il compagno eh, di squadra, il portirone Gemello. Poi, insomma, Fossanese, eh, che insomma ci aiuteranno in questa serata. Ovviamente non soltanto a Tinte Granata, ma soprattutto di beneficenza. Ve la racconteremo. Troverete poi anche tutti i contributi a partire dalla giornata di mercoledì. Mi dicevi anche che farei poi una recensione sulle portate a tavola proprio, no? Io questo non l'ho detto, io questo non credo <ride> perché io non l'ho detto, però poi vedremo. Allora, volevo approfittare della metà sì. puntata. Basta adesso andiamo con la seconda parte ufficiale di terzo tempo: l'originale seconda parte in cui torniamo a parlare di calcio, perché Danilo? Perché, nel perché non riusciamo a non, non, no no, non riusciamo a non parlare di calcio. Quindi, prima cosa, seconda, non per un motivo, ben, ben eh, insomma, che ne vale la pena, ecco. Perché Danilo. Eh, nel giro c e nel girone D di promozione abbiamo due cunesi in testa a punteggio pieno. La settimana scorsa abbiamo parlato della Santo Stefanese, nel girone D che ha continuato a vincere, tra l'altro, quindi è rimasta a punteggio pieno. Nel girone C, che è quello poi prettamente cunese, beh, continua a vincere ed è rimasta a punteggio pieno anche il San Sebastiano, i Fossalini del San Sebastiano, 5 su 5 in questo incredibile avvio di stagione in cui insomma, squadra. Arancio Nero sta cominciando a dare dei segnali abbastanza importanti al campionato, anche se insomma sono passate solo cinque giornate. Però insomma è giusto parlarne, è giusto analizzare questo ottimo inizio, e noi parliamo del, dell'ultima giornata di campionato, dell'ultima vittoria e di questo appunto primo mese abbondante di campionato. Con Peppe Giuseppe Pisano. Ciao, mister. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Dani, ciao Eduard. ma oggi era a tutti. Palazzetto. No, 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 no. era un lavoro che a Palazzetta, al bar. Era. Quindi totalmente casuale il, eh. il nome che vediamo riportato. Eh vabbè, ma Giuseppe, Peppe, come mi chiamava mia nonna? Cioè. Peppe, Peppe. <ride> allora ci sta. Allora allora ci sta. Non un giorno sarai un grande allenatore, esatto. Ma... <ride> e poi con Marco Mancuso. Ciao Marco, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, Marco. ciao, ciao grazie ciao per essere qui. Adesso vi dis... Sì, gra Grazie per essere, essere qui, grazie un della disponibilità. In ordine, in ordine io insomma ho chiesto ieri sera, tardi a, a Beppe. Insomma, grande disponibilità, poi anche con insomma, la presenza di Marco. Quindi grazie ovviamente a voi, San Sebastiano, per la disponibilità nei nostri confronti. Vai Edward, ovviamente presentando quella che è stata la quinta vittoria consecutiva su cinque partite di campionato. 5, 5 su 5 e Villassone Carignano 2 a 0. Eh, Un'altra un vittoria a San Sebastiano che insomma, conferma veramente l'ottimo inizio. Io comincio dal Mister. Mister, analizzaci un po' questa, questa partita, questo 2 a 0, questa vittoria che comunque vi fa fare un ulteriore bel passo in avanti, dandovi penso ulteriore fiducia e ulteriore consapevolezza in questo Girone C. Buonasera a tutti di nuovo. Ma è stata una partita non bellissima da parte nostra, anche se il risultato poi eh, ci ha premiato e non è mai stato in dubbio. Un primo tempo dove loro, loro si sono difesi in 5-6, e anche se loro erano così chiusi, noi abbiamo avuto quelle 4-5 circostanze, si è arrivati a portiere dove potevamo sbloccare la partita prima. E poi l'abbiamo fatto al 45esimo su calcio d'angolo. Da lì abbiamo fatto il raddoppio. Poi abbiamo un po' anche il caldo: il caldo non è che, che ci ha aiutato tanto, ci siamo un po' abbassati e, e l'abbiamo portato a casa con serenità. Vai, Danilo. Eh, senti, Mister, um, io credo che la, il risultato di ieri, al di là del fatto che ovviamente vi ha premiati eh, qui entra in gioco che voi avete preso come gruppo grande consapevolezza dei vostri mezzi perché poi il fatto di viaggiare su quello che avete fatto la passata stagione non è un vivere di rendita, voi avete stato aggiungendo un mattone ad una costruzione enorme che avete fatto l'anno scorso una costruzione praticamente quasi impensabile d'inizio stagione, adesso state con continuando ad aumentare a mettere delle basi su quello che avete fatto, non è che voglio fare una parafrasi dal punto di vista di non sono un geometro, sono un ingegnere però è per far capire quello che state facendo dal punto di vista sportivo e io credo che è semplicemente un aggiungere quanto già di grande avete fatto ma lo state continuando a fare settimana dopo settimana, sei, sei d'accordo Beppe? Sì, giustissimo Dani però noi ce ne eravamo accorti già l'anno scorso quando siamo andati a vincere la Carmagnola, quando il Carmagnola era imbattuto e noi siamo andati a vincere lì e quando poi siamo andati a vincere la Busca eh, abbiamo vinto a Scarnafigi ce ne eravamo già accorti che c'era qualcosa dentro di noi che non era una cosa normale cioè da sottovalutare eccetera eh, di fatti arrivare a 55 punti a un punto la Villa Franca è stato qualcosa di, di incredibile eh, quest'anno diciamo che la nostra fortuna confrontata l'anno scorso è stata quella che, che ci conoscevamo già abbiamo messo dentro 3-4 tasselli in un gruppo Unico e meraviglioso di ragazzi giovani dove il capitano è, 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 è tutto in quella squadra lì perché il capitano sa unire me e loro in una maniera esponenziale. Eh, dentro il campo è un ragazzo, ragazzo straordinario. Eh. Io, Shatti, non lo conoscevo di persona. In due anni mi ha stupito. Quest'estate c'era stato qualche malinteso, eccetera. Io ho spinto il più possibile per tenerlo a tutti i costi perché sapevo che lui eh, sarebbe stato. La nostra strada, la nostra strada per, per questo campionato che stiamo facendo, eh, un campionato importante per le cinque giornate. È vero che, che è solo l'inizio, però è vero che è un bellissimo inizio. Eh, eh sì, sicuramente, bellissimo in, inizio e, e, e dir poco. <ride> Io eh, vengo a, a, a Marco. Eh, Chiedo anche a te un commento su, su questa partita, su questo eh, 2-0, se sei d'accordo con l'analisi del Mister e tu come, come l'hai vissuta, come l'hai vista. Sì, assolutamente, è stata una partita comunque che fin da subito si, si vedeva che potevamo portarla a casa. E loro, come ha detto il Mister, eh, si sono chiusi abbastanza bene, quindi era poi difficile per noi trovare quello spazio per andare facilmente poi in porta, poi col passare del tempo comunque abbiamo fatto vedere che, che eravamo comunque nettamente superiori a loro e potevamo solo portarla a casa la partita di ieri. Danilo? Eh, Marco, sì, io adesso esalo un attimo dalla, dalla partita di, di ieri giocata sì. eh, sull'erba del Done Andi di Centallo. Eh, si parlava di tasselli prima, di ciò che è stato inserito quest'estate. Tu sei tra questi tasselli che sei arrivato ovviamente nel mercato estivo. Eh, quindi io eh, voglio chiederti che realtà hai trovato e come ti sei inserito in questo spogliatoio. Sì, io sono uno dei nuovi tasselli. Eh, come ha detto il Mister, eh, siamo in 3 o 4. Eh, mi sono trovato veramente bene nel senso sia con i ragazzi che con Mister, da subito eh, si è creato il tutto, si è formato il tutto. Nel senso, non c'è stato uno o due giorni dove ti sentivi spaesato assolutamente no. Eh, mi sono integrato subito con loro, con il gruppo. Eh, e tra l'altro è un bellissimo gruppo, siamo tutti uniti. Eh, ed è fantastico lavorare così con il mister che ci spinge sempre a fare il 100%. Edoardo. Eh, Marco, anche tu hai insomma, notato il fatto che, essendo che buona parte del gruppo è confermato, quindi ci in tanti si conoscevano e si conoscono, ci sia, ci sia già una squadra pronta, ecco arrivata pronta a questo, a questo campionato senza dover avere magari un periodo di... Tra virgolette adattamento <coughs> o di rodaggio, l'hai notato anche tu questa cosa? Beh, I risultati dicono di sì, però poi magari dal campo uno si, sì si, sì. Un sì, sì, assolutamente. Una squadra mentalmente già pronta, ho trovato. Eh, stato, loro comunque l'anno scorso hanno fatto un ottimo campionato, e adesso partendo in questo modo, qua, si vede, si vede che. Che c'era già la testa per continuare a fare bene e, e la voglia di, di continuare così, di non fermarci mai. Eh, giochiamo per quello, per, per stare bene, per vincere, per divertirci. Quindi sì, sì, eh, assolutamente sì. Io torno, torno a Beppe e ti chiedo: questo inizio, quest inizio di stagione. Il fatto di aver inanellato questi risultati ci viene, mi viene da pensare, dico C a nome anche di Edward, che insomma gli hai fatti lavorare tanto ma soprattutto li hai tenuti lì sulla corda, e quindi è anche un po' diciamo, non semplice no? eh, dover resettare anche mentalmente su quello che si è fatto, dover resettare anche magari domenica dopo domenica, come tu mi insegni ovviamente bisogna pensare già alla partita dopo, e quindi il tenerli sulla corda così, ma ovviamente poi andando a tutta, eh, è veramente un turbione di emozioni poi, no? Ogni volta. Certo, ma gli stimoli è la prima cosa, eh, bisogna sempre eh, stimolarli, questi ragazzi. Io glielo ho detto subito, che l'anno è andata e quest'anno tutti da noi si aspettavano eh, una riconferma, poi il primo anno ve l'ho sempre detto, il primo anno, secondo me, eh, la, eh, non è facile fare bene un anno e eh, eh, è proprio difficile riconfermarsi, di cioè, quello è la difficoltà del calcio. Cioè, capita in Serie A che ries non riescono a vincere due campionati di seguito, figuriamoci nelle nostre categorie. Riconfermarsi eh, di vorrebbe dire invece che c'è proprio qualcosa di forte. Danilo, Danilo, questo conferma il detto di Caparezza: il secondo album, in questo caso, il secondo anno è sempre il più difficile. Danilo, lo dicevamo nel sempre. podcast qualche settimana fa. Quando ha tirato io... fuori questa minchia, Edward Beppe, io facevo. <ride> Facciamo fatica un attimo, poi dopo effettivamente dando controllo. Eh ma se me la conferma Peppe, siamo a posto. Scusa, ma, ma è difficilissimo. Secondo anno, poi se si se è parezza... negli ultimi tre, tre anni ha vinto tre squadre diverse, c'è un motivo? Eh. Eh sì. Secondo anno è più difficile, campionato difficile, però mister, ecco voi in questo inizio di stagione avete affrontato diverse tipologie di squadre anche a livello di. Potenziale classifica sia in campionato che in coppa, quindi avete avuto impegni di diverso tipo, e questo è sicuramente è un bene. Perché vi permette un po' di anche di adattarvi a diversi tipi di, di partite d'avversario di Tu, che impressione ti sei fatto su questo inizio ma... di, di campionato? Sugli avversari, beh, anche in coppa. Ricordiamo perché adesso poi voi giocherete il ritorno con l'Albese. Quindi, c'è anche, ma anche tanto, ma tanto è... sugli avversari, non, non serve a niente parlare degli avversari, Edward, perché. Beccarli prima o dopo, cioè, sono sempre 30 partite. Chi ne vince di più è quello che vince, vince più. magari ti cioè. sei fatto un'idea già sul ma, livello di questo. Ma, non, ma mi faccio l'idea sulla mia squadra. cioè Sugli altri gliela <ride> faccio fare loro alatorio. Cioè, io penso, <ride> penso al bene della mia squadra e a quello che possono dare questi, questi ragazzi, perché che parlare degli altri? Gli altri poi, quando ci vengono ad affrontare, si informano e chiedono di noi più che noi chiedere di loro, e questo è importante. E allora io insisto con il supporto dell'ottimo Alex Rossi che dice CBS sarà un bel test, quindi così ti costringo a parlare di un'altra squadra. Ma, sa ma sarà un ottimo test. Ricordiamoci che io ho sempre dato quattro candidate per vincere questo girone e non il San Sebastiano perché eh, Albese Albese, che, che sta facendo, non sta facendo bene, e ha dei giocatori formidabili e Pedona... Si vede perché è una squadra incredibile. Eh, CBS Busca, secondo me, erano le quattro candidate, ma non scherzo quando dico che sono le quattro candidate. Eh, sì, un pochettino e anche per tenerci un po' dietro, va bene, tutto quello che volete. Però è quello, è quello che penso veramente. Eh, CBS è una, è, una, è una che è retrocessa l'anno scorso l'eccellenza, è una che a parere del loro direttore. E la squadra era per vincere il campionato, stravincere il campionato. E... Tra l'altro, sta trovando un Tozzi, ex che era schese l'anno scorso, veramente in palla in questo inizio perché sta segnando con grande regolarità. Quindi, giocatore certo. da attenzionare, certo. speriamo che si, si fermi sì. subito. <ride> <ride> Tutto interrotto, mister. Savi. Comunque continuando. No, no, comunque sarà, sarà un bellissimo test. Ma eh, prima di pensare al CBS, eh, io lo dico sempre, ragazzi: pensiamo mercoledì alla Coppa Italia, poi eh. al CBS ci pensiamo da giovedì mattina, per favore. Eh sì, poi adesso della, della coppa ne, ne parleremo perché sarà sicuramente una, una grande partita, Danilo. Invece io eh, provo, provo a chiedere a Marco: non di parlare dell'avversario e tanto quanto, però tu che idea hai di questo girone C? Sì, per il percorso fatto in queste prime cinque partite, però se tu guardi quella, quella che è la fisionomia di questo girone C, al di là di quello che dice la classifica, eh, tu che idea, che idea ci puoi dare? Che chiave di lettura ci puoi dare? Ma eh, io già sapevo. In questo girone, che è molto, comunque, molto complicato, soprattutto con le, le due squadre retrocesse, sicuramente non è, non è un girone facile. L'abbiamo visto anche noi andando a giocare a, a Sommariva. <coughs> Siamo riusciti a portare a casa una partita non facile, è stata una grande prova di carattere. E, e questo è quello che sarà ogni domenica. Bisogna essere concentrati al 100% con chiunque, con chiunque incontri, perché non, non c'è scritto da nessuna parte che la vincerai. Eh, quello che abbiamo fatto col Villastelone è uguale, siamo entrati in campo, concentrazione al 100%, anche di più, eh, portarla a casa e basta. Edoardo. Marco, io mi aggancio un po' anche a quello che stava dicendo il mister sul fatto che adesso sono un po' le altre a dover studiare voi. Ecco. Adesso sì. forse, visto che siete di fatto la lepre di questo campionato, non dico che si alza un po' la pressione perché siamo veramente no. all'inizio, però no, siete la capolista. Quindi posso immaginare che vi aspettiate comunque avversarie doppiamente agguerrite d'ora in poi, perché comunque state dando dei segnali importanti al campionato. Questo bisogna, bisogna dirlo, anche se il cammino è lunghissimo e ci mancherebbe. Ah, sì, sicuramente, soprattutto adesso dopo cinque vittorie. Eh... È Ovvio che avremo, soprattutto poi con la partita di domenica contro il CBS, sarà una grande bella partita. E, sì, saranno tutte difficili, come dicevo prima, soprattutto, eh, essendo lì, lì in alto, verranno a farci una guerra. Tutti, e dobbiamo essere bravi noi a, a continuare così, a stare tranquilli, a divertirci, eh. e vediamo poi cosa, cosa viene fuori. E Beppe adesso secondo te ecco, come dice, dice Francesco che è tuo collaboratore tecnico insomma adesso viene il bello adesso quale, quale deve essere la mission, cioè cosa deve fare adesso San Sebastiano oltre che ovviamente continuare a far bene così, ma mi sembra ascoltato ma deve deve giocarsi le partite come sa giocare nel senso che ne pensavo proprio oggi a questa cosa qua, Danilo, nel, noi siamo tanto giovani, no? abbiamo dei giocatori secondo me formidabili anche per la categoria, perché a per parere mio, eh, poi io posso non capire niente di calcio, però abbiamo dei giocatori secondo me per la categoria formidabili dove devono ancora crescere caratterialmente, secondo me, per fare il salto. E diventare giocatori importanti per, per la provincia. Eh, però, però abbiamo anche quest'anno con l'arrivo di Mancu, con Tando Sciatti con l'arrivo di, di Fissore, che comunque è un ragazzo che ancora non ha giocato in campionato, ha giocato in coppa, eh, ma è un ragazzo ragazzi che, che campionati ne, ne, hanno vinti, ne hanno vinti. E secondo me a questa squadra eh, questi giocatori mancavano, mancavano, nel senso che abbiamo tanta qualità però non basta, non basta Dani per fare, per fare un campionato importante. E, e I campionati, se vai a vedere le statistiche, eh, le vi, li vincono sempre gli stessi giocatori, gira lì gira, non è che, che, che li vincono, difficilmente capita che li vince i che non li vince mai. Quindi, quindi sono giocatori importanti, il San Sebastiano deve continuare a divertirsi, perché anche ieri, nella partita di ieri, eh, certi tipi di giocate si divertono, a, devono continuare a stare tutti uniti perché non è neanche facile. Dani, noi siamo 25 ragazzi, e ne, vanno in tribuna in 3 o 4 ogni settimana. E quei 3 o 4, a parer mio, giocherebbero nel 90% delle squadre di promozione. E, perché abbiamo fatto una rosa, una rosa importante, una rosa eh, che, ne, che ne vale la pena fino a fine anno avere giocatori importanti sempre. Infatti, per quello noi ci teniamo anche alla Coppa Italia per dare spazio a tutti. Per far giocare tutti, far crescere i giovani e noi proveremo a continuare domenica dopo domenica. E sappiamo che sarà difficile, però se gli altri fanno la guerra, noi sicuramente le armi le portiamo. Faccio una domanda per entrambi eh, riproponendo adesso la. Classifica attuale, che lo ripetiamo, è veramente molto parziale, perché siamo all'inizio. però io, mister, e poi a Marco chiedo: eh, senza fare discorsi di vittoria del campionato, ma io ti faccio solo discorsi di, di alta classifica. Vediamo San Sebastiano 15, poi Pedona, Scarnafigi, Moregale Benarzole, Pancalieri, Busca, CBS, eccetera, eccetera. E mister, eh, questa classifica secondo te rispecchia quello che potrebbe essere più O meno la lotta per l'alta classifica, o pensi che alla fin fine qualcuno poi risalirà la china? Penso proprio all'Albese, eh, ma, ma non solo, anche alla Saviglianese che è partita male perché due punti, in cinque partite. Sicuramente, forse nessuno se li aspettava. Come analizzi questo inizio di, di, di campionato e questa, questa classifica? È una classifica che ci, che ci sta? Secondo te te l'aspettavi più che altro? No, al di là del San Sebastiano, no. Eh. Assolutamente no, perché fare 5 vittorie consecutive non è che poi uno ci spera ah, quando ci torna. Infatti, dico sì. al di là del San Sebastiano. Eh. Ah, eh vabbè, il pedona lo sappiamo tutti: della forza del pedona, cioè l'anno scorso ha fatto un giorno di ritorno incredibile! E... Ci sono squadre come Albese e CBS che secondo me non stanno, non stanno facendo quello. Io me l'aspettavo, un po' più vicine a. Noia Pedona eccetera e... sta arrivando la mascotte occhio che sta arrivando la mascotte far casino eccola qua eccolo, eccolo a corso così Vai ciao, ah, sì. fai ciao papà fai ciao, ciao. No, no. E, e comunque, no, e comunque mi, a, mi aspettavo loro un po' più vicine però c'è tempo, c'è tantissimo tempo Ci siamo veramente all'inizio siamo veramente all'inizio e c'è tutto. Noi, noi l'anno scorso, scorso avevamo fatto sei punti le prime sei giornate e poi abbiamo chiuso terzi. Quindi il tempo c'è. Possiamo dire che domenica, essendo noi col CBS, CBS secondo me è una grande candidata. Avranno molto più da perdere loro che noi, eh, guardando certo. la classifica. E certo, anche perché poi, eh, chiaramente perdendo, andrebbero a meno 10, quindi effettivamente comincia a essere... Mi più... piace quella parola, Edward. Quale? <ride> <Vabbè>, meno 10? <ride> no, l'altra, l'altra. Andrebbero, andrebbero. No, ce n'era ancora un'altra. Quindi... Perdendo! <ride> Beh, vincendo voi vincendo voi <ride> loro andrebbero quindi no effettivamente, effettivamente per loro è già un crocevia perché al di là del fatto che è la sesta giornata è andare a meno 10 dalla vetta se vuoi vincere il campionato poi secondo me, secondo me è più importante per loro che per noi per noi se sarà risalire. un bel test sarà un bel test eh, io sono fiducioso devo essere sincero mi tengo i miei ragazzi, non li cambierei con nessuno, sono molto fiducioso. Eh, per loro è, è anche una partita importante. Sì. Danilo, allora ah, no, aspetta, avevo chiesto anche a Marco effettivamente più Marco, o meno Marco. la stessa cosa su, sul campionato, sulla classifica attuale, sì. sulle forze di questo campionato. Sì, eh, diciamo che adesso abbiamo se un altro vuoi ti, bel, bel video. ti rimando la classifica di superimpressione sì, mi ricordo solo chi è primo eh, che abbiamo divagato quindi aspetta che eh, lì, lì giochi in casa eh. ah ok ecco. allora è bellissima si sì, è stupenda così eh, comunque sì, diciamo che questa è la classifica poi eh, ci sarà qualche sali scendi però bene o male siamo lì pensi che anche tu pensi cambierà. che cambierà ben squadra. poco? Anche tu pensi che c'è qualche squadra effettivamente al di sotto delle aspettative e che secondo te poi risalirà la china? O sono queste qui che vedi, quelle che poi rimarranno lì per un po' per tutto il campionato? C'è anche uno scatto eh... veramente sorprendente. E... Sì, esatto, esatto, esatto. Quindi sarà dura, vediamo, vediamo di domenica in domenica come, come si muoverà la classifica e come diceva il mister per noi sarà un gran bel test domenica e, e basta andremo lì ci divertiremo e proveremo a, a fare il massimo eh, marco hai secondo me una cosa che si percepisce poi io faccio una mia ultima domanda a beppe così poi Lascia eventualmente spazio a Edward per toccare l'argomento Coppa Italia, sì. no? Perché visto che della certo. CBS abbiamo già eh, parlato abbondantemente. Si percepisce, Marco, sì. tu che sei uno dei nuovi, eh, la parola divertirsi? Ecco, quando si arriva allo spogliatoio in settimana, ma poi soprattutto anche alle partite della domenica, c'è cioè in casa San Sebastiano, in casa San Seba, c'è grande voglia di divertirsi. Sì, 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 sì assolutamente. Anche. Ehm... Dall'inizio, da subito, ho avvertito questa cosa: qua eh, abbiamo fatto una preparazione eh, molto, molto, molto intensa. Eh, però comunque eh, eravamo lì tutti insieme, tutti i giorni. Appunto, il divertimento fa tanto. Eh, quando sei una squadra che gioca a pallone, che ti diverti giocando a pallone, non c'è cosa più bella. Eh, e poi, come ha detto in precedenza al Mister, abbiamo dei giocatori con delle qualità. Pazzesche e viene tutto poi un po' più semplice anche. Quindi sì, il divertimento è, è la prima cosa. Assolutamente. Eh sì. Allora io, eh, eh, come Danilo ha anticipato, andrei a parlare eh, in chiusura di questo, di questo blocco. Io poi che la roba è. È vero, è vero. No, è vero, vai, 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 vediamo la teniamo in, chius come... la teniamo in ch chiusura ch 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 chicca di chiusura, esatto. di chiusura. E... alla partita di Coppa Italia perché voi mercoledì affrontate l'Albese in trasferta eh, ore 20:30 o 21? 20 e 30. 2030 e e dopo l'1-1 dell'andato, un 1-1 che avete acciuffato. Tra l'altro, appunto ho avuto modo di, di seguire la partita del pochissimo, eh, l'avete acciuffata in inferiorità numerica in pieno recupero. Quindi avete di fatto riaperto, eh, sarebbe, sarebbe stata aperta comunque. Però avete sicuramente dato un altro sapore alla gara di, di ritorno con questo 1-1, mister, Unalbese che è in un momento comunque non semplice e che comunque come abbiamo anche detto eh, ha iniziato questo, questa stagione un po' al di sotto delle aspettative, che gara ti aspetti e se la coppa per voi può diventare comunque un obiettivo da comunque tenere, tenere d'occhio, soprattutto nel caso riuscisse ad andare abbastanza avanti perché all'inizio la coppa viene comunque presa sempre un po'... Sotto gamba, però poi quando magari si arriva ai quarti, ecco, ci si comincia a pensare. Ma no, ma è, è una partita ufficiale, Eduardo. Quindi, quando sono le partite ufficiali, per me sono partite importanti. Se è Coppa, Campionato, non cambia niente. Vi ho detto prima che siamo 25 ragazzi eh, forti, bravi. Secondo me, dove c'è qualcuno che meriterebbe di giocare di più e eh, sta trovando meno spazio, io, come ho fatto a a un regalo in Coppa Ritorno, cercherò di far riposare qualcuno eh, di, di tassello importante come sono gli altri, darò spazio a, sicuramente a quelli che hanno fatto meno minuti come abbiamo fatto anche all'andata di Coppa Italia perché, perché quello è il mio, il mio ragionamento, sono sicuro che giocherà, che giocherà farà una partita importante e, e ci divertiremo, quello, quello è... noi cerchiamo di andare avanti il più possibile. Perché vogliamo andare avanti il più possibile. Ma non perché, perché più giochiamo, eh, più ci divertiamo, più eh, c'è spazio per tutti, più entriamo in forma e via dicendo. E poi perché ci teniamo: è una partita dove, dove noi ci teniamo. Andate, eh, abbiamo giocato 70 minuti in 10. Eh, eh sì, eh sì ma infatti. Perché, eh sì. perché poi parliamo, <ride> parliamo dell'1-1, Le ha ciuffato, pre abbiamo preso gol al 49 sì. e 30 secondi quando no, quando Tempo i problemi recuperano tre però c'è stato un, un intervento per un infortunio mi sembra, quindi hanno dovuto da 3 a 4 ma noi 30 secondi in più perché, perché poi se dobbiamo essere sinceri ha lasciato finire dove... l'azione dai, ma eh, eh, no, non, non funziona così, <ride> non funziona così. <ride> però, però vabbè, va, bene, va bene così hai visto dai, dai l'avete comunque rimessa a posto dai, dai. Eh, diciamo che l'abbiamo rimessa a posto dai Marco, tu che, che ritorno ti aspetti con l'Albese, che avversaria ti aspetti perché è sicuramente un'avversaria ferita, ecco, sia da, dal pari comunque preso nel finale contro di voi e poi soprattutto per questo inizio di campionato un po' problematico. Eh, sarà un'altra partita dura, noi all'andata comunque avevamo fatto molto bene, anche in 10, abbiamo continuato a giocare secondo tempo forse eravamo anzi senza il forse comunque qualcosina in più lo avevamo rispetto a loro anche appunto essendo in 10 abbiamo continuato 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 e negli ultimi minuti è entrato questo gol che a mio parere è strameritato e al ritorno ce la giocheremo come ha detto il mister per noi comunque è importante vogliamo andare avanti e anche mercoledì faremo del nostro meglio per per portarla dalla nostra parte, ovviamente, Danilo. Lascia a questa tesissima, ultima no. domanda: ma no, ma è da no, no, <ride> ma è una sfumatura. È una sfumatura con Beppe. Nel senso che eh, è anche l'occasione per ricordare che il San Sebastiano. È una delle società che ha scelto di aderire allo Speciale Idea Sport. Lo sapevo e... che andavi lì, infatti ho già preparato la pagina, hai visto Danilo? Ti conosco. E ormai. Quando, quando ho avuto l'occasione di, di venire a San Sebastiano, che è una frazione di Fossano, eh, nel, nel vostro centro sportivo per fare il servizio, io mi, io mi sono subito reso conto di una cosa, Beppe: che al di là della squadra, al di là dello staff c'è un'armonia di società che è incredibile un presidente Fantasma. appassionato un direttore che è sul pezzo. Secondo me è quella la forza anche del San Sebastiano, sei d'accordo? Certo che sì. Società, te l'ho detto subito, società meravigliosa. Società dove ti lascia lavorare, dove non interviene mai, dove per qualsiasi cosa ci sono, sempre presenti al campo, un direttore incredibile, dove si può parlare di tutto e lui è sempre disponibile un presidente ma anche altre persone che, che non vengono magari nominate tante volte ma sono lì in allenamento al freddo quando la palla va fuori andare a prendere la palla e via dicendo eh, questo è il San Sebastiano c'è cioè un, un gruppo di società incredibile 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 sì, sì, questa era una, una scusa per eh, ricordare ovviamente lo speciale di Asport che trovate nel banner animato sia nella versione desktop che mobile lo trovate in alto e potete eh, scartabellare sia il servizio fatto da Sebastiano che anche, la diritto, anche con il commento in sottofondo di Peppe Pisano E' qua è qua sì sì Mm -hmm. altro stiamo, stiamo, appunto, stiamo appunto mostrando tutto lo, lo speciale, ringraziamo ancora Sebastiano per aver partecipato, ricordiamo che è un'iniziativa è diciamo, un valida per tutto l'anno, eh? quindi non è solo una cosa di... inizio 23, stagione, 23, 24, certo. tutte, tutte le squadre che vogliono aderire naturalmente eh, possono farlo, ci sono tutti, tutte le indicazioni sul nostro sito. Mister Danilo è stato bravo, poi quando è venuto a trovarvi o è stato inopportuno. No, Danilo, Danilo è sempre bravo. Ha solo un difetto: è interista. È bravissimo. <ride> eh, guarda, Lo sappiamo la... tutti. Lo sappiamo. Poter, lascia perdere i difetti. Grazie. <ride> comunque, allora... comunque, eh. comunque. Per noi, per Marco, per me, per gli altri 5-6 o che, che viaggiamo, abbiamo, abbiamo un pulmino, perché poi tante volte si parla di società, la società a noi che arriviamo da un po' più lontano ci, ci mette a disposizione un pulmino per viaggiare tutti insieme. E per noi che, che viaggiamo tanto, anche tutto l'anno, eccetera, è, è fondamentale anche quel pezzo di strada lì, farlo insieme, eh, farlo sorridendo, farlo... Eh, poi ci sono due o tre pezzi nel pulmino che sono, sono dei, dei comici, secondo me, da, da zero, però, però quello, quello non possiamo non posso, dirvi, non, non posso dirvi niente perché è, è tutto un Vabbè, insieme. Ma quello di cose. Cre, cre, crea un, un clima positivo, dai. Stupendo. Sì, certo, certo. certo. Sì, è uno sì. spettacolo. Sì, sì, sì. Adesso deve solo, parlo solo di una persona perché adesso deve solo più giocare, mi sta giocando poco quindi. Quindi <ride> eh, deve fare il comico, comico numero uno, adesso deve entrare in campo però. È uno, è uno che puntiamo tanto, no? ha avuto un infortunio dopo 20 minuti la prima giornata, va già segnato e parlo dei Santi, è un ragazzo che, che io conosco molto bene, Danilo anche lo conosce, eh, quest'anno non l'abbiamo mai avuto ancora, eh, a parte la Coppa, secondo me è un giocatore che per questa categoria è un signor giocatore. E quindi sono contento che adesso è recuperato è a posto e ci darà, ci darà una grossa mano, una grossa mano per, per portare a casa ancora, ancora di più le partite. Eh sì, sarà un'arma importante. Allora, Danilo, siamo a un'ora e 13 di trasmissione. Abbiamo ovviamente recuperato, anche se siamo quasi puntuale, abbiamo ampiamente poi recuperato lo scavallamento di quei 5 minuti canonici di, di, di partenza. E hai ancora un'ultimissima curiosità? Oh, Salutiamo no. i nostri ospiti, anche ehm. il signor esatto, che vedo che è contento. Di... Sì, perché guarda, qua si nasconde, devo, devo scoprirlo, <ride> cioè, <ride> è incredibile! È incredibile, la mascotte del San Seba, eh, questo è... Eh, è tanto tanto, è la mia forza la domenica. sono cose belle, sì. eh, allora. Sì, sì. Eh, grazie ragazzi per essere stati con noi. Eh, noi lo facciamo con tutte le cunesi. Vi auguriamo veramente in bocca al lupo per questo campionato. Poi, sicuramente, nel corso di questa stagione di terzo tempo avremo ancora modo di, insomma, di, di, di sentirvi. Poi noi continueremo comunque a seguirvi ah, di settimana ah, in settimana. Ah, e in bocca al lupo, naturalmente, sia per la coppa che per il campionato. Ah, Sarà grazie mille, viva, viva, viva il lupo! lupo. Ciao, ah, grazie oh, mille, buonanotte. Ciao, grazie, grazie a voi. Buonanotte, Buona serata. Ciao, buonanotte. Allora, Danilo, siamo in casura di questa puntata figlio di Beppe Pisano, attivissimo, attivissimo all'avventura la guest star, la guest star di, questa, di questo secondo blocco, Danilo, è stata la puntata lineare. No, bella asciutta, non abbiamo ritardato non abbiamo fatto cose non abbiamo perso tempo, si è stati bravi per una volta non chiudiamo alle dieci e mezza ma chiudiamo forse addirittura prima delle dieci in un'oretta e venti le cose da ricordare le abbiamo già dette quindi... però ci sono tutte le info sì, sì, utili a dare, sì, certo, classiche quello, sì. per il futuro, soprattutto per tutti coloro che magari si sono connessi qui su Terzo Tempo e o su Dia web TV per la prima volta. Allora, sì, per quanto riguarda Terzo Tempo, eh, l'originale, la, la più imitata. È la più vista qui in provincia di Cuneo e anche in Piemonte, devo dire. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre. Soprattutto do, dopo le ultime settimane, direi la più imitata. La però più qui imitata. Mi, più, fioccano, qui, fioccano. Esatto, eh, 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 qui, qui, qui mi fermo. Fioccano, fioccano le trasmissioni. Magari è un, è, un è un bene, perché vuol dire che abbiamo dato un po' in là alle iniziative sportive a noi fa piacere perché poi tutto l'ambiente no, si muove se, se se ne parla un po' su tutte le testate quindi a noi fa, so, fa solo che piacere e lunedì prossimo lunedì 16 ottobre con la puntata numero 104 la sesta stagionale e domani invece eh, uscirà eh, la nuova puntata il nuovo episodio del nostro podcast terzo tempo tribuna stampa in questo caso che eh, potrete trovare nella tarda mattinata di domani primo pomeriggio sul, sul nostro sito ovviamente nella sezione podcast e poi sul nostro Canale e profilo di Spotify, eh, c'è la playlist con tutte le puntate, anche quelle dell'anno scorso. Seguiteci su Spotify, attivate la campanella per avere tutte le notifiche. Tra l'altro, da lì non abbiamo ancora parlato, non abbiamo ancora deciso di cosa parlare, quindi eh, decideremo, decideremo domani. Ma ah, se sì, decidiamo all'ultimo Do domani sul momento. Per quanto riguarda tutti i contenuti sportivi di The su Idea Web TV dell'ultimo weekend rimanete connessi perché tra l'altro Danilo oggi è stato poi è stato un weekend intenso è stato però lunedì ancora più intenso perché c'è stato questo grande evento al palazzetto dello sport con Peppe Guardiola e ovviamente tutti i nostri contenuti sportivi che sono veramente tanti andranno un pochettino più a scalare perché c'è stata diciamo questa mattinata che è stata dedicata in larga parte anche se poi il giornale è stato saggiamente coperto però naturalmente è un, è stato un evento che ci ha preso parecchio tempo quindi però Ecco, tutti i contenuti da, da qui a martedì a mercoledì mattina, nel weekend li troverete. Eh, li, li troverete tutti. Tra l'altro, potete, ricordiamo perché poi sono sempre diciamo quei, quei servizi, quei contenuti che piacciono. Potete trovare sul nostro sito sul canale YouTube i gol di Cuneo Villafranca 2-0 e di eh, Albese Pedona 1-4. Tra l'altro, di Albese Pedona potete anche trovare la partita intera filmata dal nostro. Massimo Cata, quindi a livello di contenuti multimediali siamo sempre sul pezzo, poi Danilo, infrasettimanale con eh, appunto le, le coppe, che ci sono praticamente tutte le settimane, si alternano un po' fra eccellenza promozione e promozione prima, e poi si andrà verso il, il weekend sportivo con tante, con tante gare, con adesso come abbiamo detto la pallavolo e il basket che sono ripartiti, quindi Danilo ormai eh, siamo nel pieno della stagione, è praticamente partito... Sono partiti praticamente tutti i campionati più importanti, delle discipline più importanti, soprattutto per quanto riguarda gli sport di squadra. E noi ci siamo, no? È partito tutto, e sta partendo tutto, quindi, noi, noi ci siamo, siamo sul pezzo, siamo vigili, siamo attenti, siamo qui pronti, ovviamente, a darvi nei limiti del nostro possibile, tutte le informazioni utili, ovviamente, tutti i racconti di quello che succede. Quindi non mi resta che. Far altro che continuare a seguirci tra le altre cose che non abbiamo detto, ma Giovedì. sì, a parte quello che mi, mi vedete in divisa Erea, Frottero Sport dell'amico Roby Rinaldi di Fossano. Questa è solo una parte dell'abbigliamento. Perché a brevissimo giro di posta avremo il completamento dell'abbigliamento, una felpa, una giacca anche outdoor. Quindi, man mano vedo che ovviamente vestiranno tutta la nostra squadra di giornalisti saremo sempre web. più riconoscibili esatto quindi insomma ci vedrete griffati fronte sport e reava soprattutto idea tv e rivisti idea anche per perché presentarci video. agli eventi col cartellino di idea web insomma adesso va bene tutto ma meglio una bella felpa che il sì, cartellino pensolante, Danilo cartellino pensolante, che fa già qualcun altro. Ma qui, no, ma andate sempre a pensare, in generale, per essere riconoscibili, meglio una bella Polo che una felpa, o una vero giacca. Vero, che... Che è un cartellino esatto. che, tra l'altro, non abbiamo. Quindi. Che tra l'altro, non abbiamo. Allora, a, a, a proposito di rivista Idea, che ovviamente è un appuntamento fisso di tutti i giovedì e in edicola e in versione sfogliabile online, che trovate linkato anche nella nostra. Home page eh, ovviamente sia io che te abbiamo fatto dei contenuti, caro Edward e io visto con la parola ti chiedo cosa hai fatto per il numero di giovedì. Il numero di giovedì doppia pagina sul eh, ac 1905 olbo come da quasi tradizione, una doppia pagina però abbastanza diciamo spezzettata perché ci sono stati diversi temi, naturalmente la prima squadra il resoconto un po' del 2-0 con il Villafranca nel genere B di eccellenza, ma poi anche un focus sui piccoli amici i primi calci che tra l'altro hanno sfilato proprio eh, domenica prima della gara. Uh, abbiamo fatto un focus con Davide Cravero insomma per farci raccontare questo inizio di stagione dei piccoli biancorossi, e poi un box, un, un focus a parte anche sulla nuova, sul nuovo gruppo organizzato di tifosi biancorossi della, cur della Curva Nord gruppo che si è formato nel mese di maggio del 2023 e che adesso è entrato effettivamente in gioco al paschiero e non solo, anche in trasferta e che sta seguendo veramente con grande spirito e anche con, con grande ardore il cuneo e si sta facendo sentire, sta diventando un po' il, il dodicesimo uomo in campo. Quindi gli abbiamo voluto dare questa finestra insomma per farci raccontare un po' come è nato questo gruppo, dove è nata l'idea e quali sono un po'... Eh, le, le prospettive per questa nuova tifoseria che ha un po' anche Danilo rinfrescato il, il tifo, il tifo cuneo della cuneo calcistica? No, c'è stato un bel ricambio generazionale perché è un, è un gruppo giovanissimo che ha avuto anche il beneplacito dei, dei Fedelissimi. quindi ma i certificati al 100%. C'è sempre bisogno di un rinnovamento, ma soprattutto di un nuovo impulso, di idee, di entusiasmo e quindi, insomma, poi il ricambio dei tifosi dà che la continuità a quello che poi ovviamente supporta la squadra. Tu invece hai scritto qualcosa di bello sulla rivista? Io ho parlato in ambito, diciamo così, artistico culturale di un collettivo eh, un collettivo al femminile eh, che ha cuore nel Neroero, che si chiamano The Desperate Housewife, che non è un programma televis è televisivo, ma è questo collettivo artistico che fa riproduzioni d'autore perché eh, una riproduzione in scala della Ghernica di Picasso è stata installata. Eh, all'ospedale Michele e Ferrero di Verduno e questa è stata diciamo così eh, l'occasione per chiacchierare con eh, una eh, diciamo così eh, colonna di questo gruppo che è la signora Bettina Nagel eh, che è tedesca d'origine ma eh, che era scheso ormai d'adozione da tanti anni, che ci ha raccontato eh, non soltanto di questa guernica in quel di Verduno, ma un po' del gruppo ovviamente di queste riproduzioni, di mostre e di momenti importanti ovviamente per il nostro territorio in, ambico, in ambito culturale e artistico. Ma tu invece sei un desperate house husband? Assolutamente no, no non, sono, non sono disperato. Non sono desperate? E non, e non sono ancora Houseband, quindi ci sarà poi tempo. Esatto, <ride> ci sarà tempo e modo di diventare desper, di Diventare desperate. Eh, di disperati <ride> esatto. esatto. C'è sì, sempre, sempre, sempre tempo. È sempre, no, ma è la verità, è la verità. <ride> Allora Danilo, dopo so, questa parentesi anche sulla rivista Idea direi che siamo in chiusura, Vedi, yes. alla fine è un'ora e ventitré, cioè abbiamo cazzeggiato, no, cazzeggiato no, però siamo andati, abbiamo fatto 8, quasi dieci minuti di info utili e cazzate anche perché effettivamente un paio, un paio soprattutto io, un ho paio, detto. Un, un paio abbiamo detto, sì. io ne abbiamo dette, Danilo grazie mille per la co-conduzione, ricordiamo ancora l'appuntamento per domani con il podcast di, di Idea. Buonanotte e naturalmente alla prossima e come dici sempre tu Danilo. Viva lo sport. Ciao, buonanotte, grazie. Buonanotte.